buonasera a tutti. Sono qui nella nuova veste di presidente che mi avete eletto, quindi la prima serata conviviale. Devo dire che sono molto soddisfatto per la partecipazione a questa serata. D'altra parte l'ospite è un ospite di altissimo rilievo e prestigio, quindi sono molto onorato di averlo, di aver accettato. Farei un applauso all'ingegner Tesoro. Serate, ci racconterà poi tra le cose, 21 anni, è un'impresa straordinaria, questo nel 64, nel 66 poi diventa campione italiano di equitazione, parla da campioni di Torsi, era del Messico, e con un regalo tropicale poi ce lo comanderà lui, la Italia, come sempre il migliore degli italiani, quindi 20 anni di una carriera splendida. Per farvi un'idea di quello che è fatto, sono l'unico all'Arena di Bologna, l'ex Pala Malaguti è un progetto suo, il Pozzodomo Federale di Roma, eccetera. Bologna sempre sei. Facciamo finta di non aver capito. Nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Una struttura, via. Che cosa si prova a vincere due medaglie d'oro a 21 anni? Mi dispiace per l'amico Attilio che l'ha già sentita la storia, ma insomma dovrà resignarsi. No, intanto grazie per l'invito, grazie per l'accoglienza fraterna che mi è stata riservata. Io vengo a Pesaro sempre molto volentieri, mia moglie ha insegnato a Urbino per tanti anni, quindi io venivo a Pesaro a recuperarla per riportarla a casa, quindi sono venuto molto spesso. Io parlo di cavallo, perché la mia deviazione è questa. Quando i miei compagni della pallacanestro mi videro scomparire, tra di loro circolava la battuta tutta a mio danno, che diceva: beh, poverino, si è dato all'Olimpica. Essendo negato per il basket, no, invece ci prendevano, però avevano trovato che avevo questo talento nel capire i cavalli, per cui questo amico di mio padre, Chiesa Evangelio di Udine, venne da mio padre. Io avevo 18 anni, 17 anni e mezzo, 18 anni, avevo appena finito il liceo, avevo appena cominciato l'università, e venne da mio padre, con cui si conoscevano, perché Magilli aveva molte amicizie a Bologna, e quindi si frequentavano. Bologna era piccola, quindi persone, la borghesia, diciamo, era fatta di poca gente, non c'erano. Federico lo c'era. Sai, Federico, numero ostrogoto, chissà dove è venuto. E della serietà, della personalità di Mangini. E poi, essendo lui stesso un grande sportivo, mio padre aveva giocato nel Bologna con Ercole Schiavo, e quindi sapeva, con Angiolino Schiavo, quindi sapeva bene i due fratelli, e quindi aveva corso la mille miglia, quindi era uno sportivo dell'anima, e quindi era combattuto fra l'ambizione dell'imprenditore che voleva il figlio nella sua azienda, e invece la comprensione nei confronti di questo fenomeno che si stava esprimendo. Allora disse: sì, io te lo do, però ricordati che questo si deve laureare in ingegneria, fanne quel che vuoi, ma questo si deve laureare in ingegneria. E così io me ne andai da casa a 18 anni e ci sono ritornato dopo 3 anni con 2 medaglie d'oro, ma con pochi esami fatti. Non ne avevo fatti molto, in nave, ci voleva un mese arrivare negli Stati Uniti, era un mondo molto diverso da quello di adesso, quindi anche le relazioni erano nella famiglia, non erano così aperte come oggi. Così uno figlio una Ryanair, se ne va in giro per il mondo con 100 euro, gli va dove gli pare, non era così. E quindi anche per andare da Bologna a Roma ci voleva espresso il desiderio di vedere la prova di fondo del completo di equitazione, quello che facevamo noi. Quindi il posto era completamente deserto. Vi dico solo piccola battuta: per andare da questa casetta che alla meglio avevano rabberciato per farci vivere noi d'inverno scaldati in una stufa a carbone, warm morning si chiamava, lo ricordo ancora, per andare dalla casetta alla scuderia ci dovevamo mettere gli stivali, non perché andavamo a cavallo, ma anche senza andare a cavallo, perché
una volta su due una vipera ti beccava, era pieno di vipere così. Per dire che era proprio natura selvaggia, cinghiali, oggi li vediamo dappertutto, allora i cinghiali non se ne vedeva, lì ce n'era cinghiali lunghi, venivano dalle montagne della Maiella, facevano delle strade. Allora, questa è un'altra storia. Io andai lì con i miei libri di ingegneria, studiavo alle 4 e 8 della mattina e poi a cavallo, tutto il giorno a cavallo. Ma dovete sapere che Mangigli, che era uno sperimentatore, diremmo era uno scienziato del cavallo e dello sport, figlio di una famiglia particolare, perché lui era cresciuto, lui, persona fisica, era cresciuto in mezzo alle scimmie, ai leoni e ai leopardi, perché il padre era appassionato di animali selvatici e considerava gli animali selvatici come i figli. Avevano questo grande giardino. Lui, senza dire niente a nessuno, scappò di casa e andò di nascosto nel 1897. C'era un ufficiale di Borbonte, si chiamava Caprilli, che rivoluzionò totalmente il modo dell'uomo rispetto al cavallo. Lo cambiò. Prima si andava in un modo, con certe concezioni, è arrivato Caprilli, ha cambiato i miei soldati come se fossimo due secoli fa, e cominciò a analizzare i movimenti del cavallo e i comportamenti del cavallo. Caprilli era un birichino, gli piacevano le donne e per questa sua mania fu castigato ripetutamente, perché si era messo a dare fastidio alle principesse Savoia, sto disgraziato, e quindi lo cacciarono più lontano possibile. Dove? A Nola. Dove era andato Mangigli 20 anni dopo, o 30 anni dopo, era stato mandato lui lontano per non far danni alla corte piemontese. E in questa zona, in questo deserto del nulla, sperimentò un nuovo modo di andare a cavallo. E lo trovò. E questa rivoluzione, i primissimi anni del Novecento, 1901-1902, lui, per convincere i suoi superiori e, come dire, gli ufficiali e i comandanti delle armi di cavalleria, reggimenti di cavalleria, partecipò con dei suoi allievi a un concorso ippico organizzato a Torino. In questo concorso ippico, Caprilli e i suoi allievi vinsero tutto. Non lasciarono un solo premio a nessun altro.